In italiano, però, dopo un po' mi ha annoiato. No, no, non si buggano i soldi di inizio caricamento. Ho fatto i test oggi, quindi, ragazzi, tutto funziona tutto nella norma. Non vi preoccupate. Allora, direi che possiamo cominciare. Ci siamo? Siamo tutti pronti? Via, let's go. Godiamoci il filmato introduttivo, ovviamente. E poi inizieremo a parlare. Ciao Drac, ciao Boku. Sì, facciamo Final Fantasy VII oggi. Cominciamo Final Fantasy VII in Perfect, tra l'altro. Quindi avrete modo di poter imparare cose se non le sapete. Sarò lieto di spiegarvele oppure interagire per dirmi se effettivamente già conoscevate le informazioni che vi darò durante tutto il gioco o se le sconoscevate. Tutti i PG sono effettivamente rotti sul 7. Hai la possibilità di farli tutti rotti, fortunatamente. Barrett probabilmente per la Limit Hunger Max forse ha qualche cosa in più come limit. Forse ha una marcia in più rispetto magari agli altri. Però tutti quanti li faremo rotti tutti. Potete stare certi. Guardate nel frattempo i filmati come si vedono belli puliti, come sono fatti bene grazie appunto alle mod che sto utilizzando. Tra l'altro avremo anche le musiche riarrangiate, quindi ci saranno delle host uniche presenti all'interno di questo titolo e dei modelli unici presenti all'interno di questo titolo. Quindi veramente un Final Fantasy VII praticamente restaurato. Che secondo me vale la pena seguire. Secondo me è una chicca che vale la pena seguire. Guardate i filmati, tra l'altro, fatti a 60 fps, belli fluidi, come Dio comanda. E guardate anche i modelli che sono diversi. Non sono i classici modelli. Già, sono modelli fatti unicamente per il titolo di Final Fantasy VII su Steam, ragazzi. Guardate che bellezza di modelli. Cioè, fosse uscito veramente così Final Fantasy VII quando uscì per la prima volta su PlayStation, sarebbe stato un GOTY, letteralmente un gioco dell'anno. Però adesso abbiamo la possibilità di poterlo giocare così. Quindi, veramente tanta tanta roba. Tra l'altro, traduzione italiana che è stata realizzata con praticamente tutte le inclusioni di censure e tutte praticamente le cose che solitamente non avrebbero fatto leggere, quindi una traduzione fatta in modo particolare. E no, non c'è Cloud con le mani a cubo, anzi, guardatelo, ha anche l'animazione del respiro, cioè guardate che figata. Anche l'animazione del respiro. Cioè, è fenomenale questa cosa, è letteralmente fenomenale. Allora, innanzitutto, come prima cosa, dobbiamo velocizzare le battaglie. Tutto il menu, tutto il gioco tradotto in italiano, per cui non avremo problemi di traduzione e il resto. L'ATB in attesa, in modo tale che io vi possa parlare e vi possa spiegare il tutto, quello che faremo, ovviamente. All'interno del gioco. Poi il colore della finestra abbassiamo il blu, così evitiamo di far stancare gli occhi. Così vedete il blu è molto meno acceso e molto meno violento nei nostri confronti, così magari chi sta davanti allo schermo può anche riposare gli occhi, tipo me per esempio, che comunque ne necessito di questa cosa. E va bene così. Per quanto riguarda l'inventario, per quanto riguarda il menu, per quanto riguarda tutto, per il momento lascio perdere, non vi parlo, non vi spiego nulla. Avremo modo di parlare e spiegare successivamente che cosa faremo all'interno del gioco. Per il momento godiamoci questo. Allora, la prima cosa da fare, pozione.
e affrontare i primi nemici. Guardate i modelli anche delle battaglie. Critico, già, manco il tempo. Ovviamente con la battaglia velocizzata saremo un po' più rapidi nel caricamento. Ovviamente piccola curiosità, giusto così, giusto per cominciare, il livello 7, cioè il passaggio dal livello 6 al livello 7, sta appunto a rappresentare l'evoluzione del titolo. Quindi dal Final Fantasy 6 adesso stiamo andando al 7, quindi evoluzione Final Fantasy 7. Piccolo easter egg, giusto per sottolineare il numero 7, che avrà un ruolo fondamentale all'interno del gioco. Seconda pozione. Andiamo avanti. A quanto pare non tradisci le aspettative, Soldier. È fantastico avere uno del tuo calibro in un gruppo come Avalanche. Soldier? Ma non sono nostri nemici? Che fa uno di loro insieme a noi? Calmati, Jesse. Lui era nei Soldier. Se n'è andato, non lavora più per la Shinra. Piuttosto, come hai detto che... come non ci hai ancora detto il tuo nome, come ti chiami? E vabbè, e qui ovviamente la solita cosa del poter rinominare il personaggio. Accedere i messaggi anche durante la battaglia. Vabbè, i messaggi durante la battaglia ve li do io, però va bene, ok, ora li rallentiamo. Ciao, Trasciuta. Vorrei troppo guardarmi la live, ma non vorrei spoilerarmi troppo il gioco. Non l'hai mai giocato Final Fantasy VII? Wow! Solo 9-10 ho recuperato. Wow, pazzesca sta cosa. Non la sapevo sta cosa. Cloud, eh? Io sono... not interested. Non sono interessato ai vostri nomi. Finito il lavoro, io me ne vado. Che diavolo state combinando? Vi avevo detto di non muovervi mai in gruppo. L'obiettivo è il reattore Mako 1. Ci troviamo sul ponte lì di fronte. Apertura della porta. E guardate anche i filmati in CGI adattati alla mod. Un ex soldier, eh? Non mi fido di te. E qui ovviamente abbiamo il nostro barretto. Mi sono affacciato a Final Fantasy grazie a Dissidia. Top. E allora goditeli. Goditeli, goditeli. Tra l'altro guardate gli sfondi tutti renderizzati in HD, fatti benissimo tra l'altro. Allora abbassiamo i messaggi della battaglia, facciamo la velocità dei messaggi, la rimettiamo a metà, facciamo così. Dialoghi, vabbè, dialoghi li mettiamo così, dai, così abbiamo modo di poterli leggere e analizzare insieme i dialoghi, quindi ci sta. Allora, qui ovviamente non c'è nulla da sottolineare. La fase iniziale del gioco è abbastanza noiosa in realtà, perché giustamente va a comporsi di tutorial, va a comporsi di battaglie, va a comporsi, diciamo, di tutti quegli elementi che giustamente caratterizzano i giochi di ruolo, ma avremo modo di analizzare anche quelle. Andiamo avanti. Battaglia casuale. Vabbè, col remake diciamo che ti sei spoilerato, diciamo sì, effettivamente ti sei spoilerato la prefazione di Final Fantasy VII. Ti sei spoilerato soltanto la prefazione, quindi non ti sei spoilerato tantissimo. Cioè l'inizio di questo ti sei spoilerato, ecco, mettiamola così. Ciao Ale! Pozione, ok. E ora entriamo nella seconda parte. Qui vi dico che c'è un trucchetto che solitamente gli speedrunner fanno, perché in questo settore esiste una battaglia scriptata. Potrebbe scattare in un qualsiasi momento se voi gironzolate all'interno del ponte, ma una volta oltrepassato il ponte centrale, ovvero quello che vi collega al reattore vero e proprio, se non incontrate nessun incontro casuale in questa zona, potrete effettivamente skippare tutti i combattimenti.
Come fare? Così. Allora, noi andiamo. Arrivati alla metà del ponte, dobbiamo iniziare a spammare menu e il tasto della corsa. Niente incontro casuale. A metà del ponte, solitamente si triggera un incontro casuale. Se ovviamente non triggerate un incontro casuale nella, diciamo, nel ponte iniziale. Questo è un trucchetto che solitamente utilizzano gli speedrunner per ovviamente accorciare il tempo, quindi per evitare una battaglia casuale e quindi andare più avanti. Quindi, cioè, piccola cosa che vi do. Grande pischelletto Dark 777 dappertutto. Vabbè, non ancora, troppo presto però. Ehi tu, questa non è la prima volta che entri in un reattore, vero? Guardate che belle anche le animazioni, tra l'altro, fatte adattate appunto alla mod che stiamo trattando, fighissima. Certo che no, in fondo lavoravo per la Shinra. Il pianeta è pieno di energia Mako, la gente la usa ogni giorno, ma nessuno ha idea di cosa sia veramente la Mako. E tu? La Mako è la linfa vitale del pianeta, ma quei bastardi della Shinra non fanno altro che risucchiarla con queste fottute macchine. Risparmiami la lezione, pensiamo a sbrigarci. E va bene, ma tu vieni con me da ora in poi. E qui abbiamo Barrett, che adesso sarà praticamente entrato nel party. Questa è una cosa che effettivamente ai tempi è stata molto criticata, ovvero la fusione del personaggio nel party non piaceva a tutti. In realtà neanche a me è mai piaciuta tantissimo la fusione del personaggio nel party. Ho preferito molto di più la versione di Final Fantasy VIII, dove il party era disponibile e comunque visibile all'interno della mappa. Anche se effettivamente i movimenti del party, tutti messi così, che ti seguivano come dei coglioni, sinceramente non mi piaceva. Però diciamo era molto più bella rispetto alla fusione dentro il corpo, diciamo, del protagonista, in questo caso Cloud. È una cosa che non mi è mai piaciuta più di tanto. Solo io e Bix abbiamo i codici per queste porte. Prima apertura. No, scusami, ti faccio passare. Beh, è normale che comunque è una cosa che faceva parte comunque dello stile di Final Fantasy. È normalissima questa cosa. Però infatti a me personalmente non piaceva. Ho apprezzato di più Final Fantasy VIII anche per questo motivo in alcuni aspetti. Se penso a quante persone si sono sacrificate per questi codici. Quindi, secondo codice, apertura. E qui troviamo il primo forziere in assoluto del gioco, che contiene Coda di Fenice. Ovviamente chi ha giocato a Final Fantasy sa cos'è la Coda di Fenice, non c'è bisogno che mi metta lì a spiegare più di tanto. Premi quel pulsante laggiù. Premuto. I reattori stanno lentamente assorbendo tutta la linfa vitale del pianeta. Di questo passo un bel giorno sarà la fine di tutto. Spiacente, ma non sono interessato. Famosissimo not interested. È diventato meme. Il pianeta morirà, Cloud, lo capisci o no? L'unica cosa che mi interessa è finire il lavoro prima che arrivino le guardie robot. Bellissime anche le animazioni fatte con i modelli, fatti con i modelli così, veramente veramente fighe. Allora, qui non c'è niente, possiamo tranquillamente scendere. Oh! E qui sentiamo le host modificate. Ciao Yuna! Barrett che entra dentro Cloud. Vabbè. Diciamo che...
Letteralmente sì. Letteralmente sì. Ah, battaglia a turni. Già. La battaglia a turni. Prendi conferma davanti a una scala per afferrarla. Poi usa i tasti direzionali per salire o scendere. Vabbè, classico tutorial che vabbè. Lascia il tempo che trovo. Pozione. Prendi conferma davanti a una scala per afferrarla. Vabbè, solita tutorial, non ci interessa nulla. La cosa che terrò attiva, che ve la faccio vedere già adesso, ora così no, ma così sì, sarà praticamente l'icona qui, chiamiamola in questo modo, per i magari più, diciamo, familiari con i nomi, proprio perché anche in Final Fantasy IX è stata ripresa la meccanica dell'icona qui. L'icona qui che io trovo assolutamente importante, soprattutto in titoli come Final Fantasy VII. Dato che comunque le pre-renderizzazioni degli sfondi delle volte non ti fanno capire dove devi andare o dove puoi o non puoi entrare. Quindi ci sta. Beh, io ho messo la velocità della battaglia veloce, ecco perché le caricano subito le ATB. Potrei ridurla un po'. Perché la velocità della battaglia può essere comunque, diciamo, regolata. Quindi la possiamo regolare un po' così, un po' più lenta. E qui addirittura ci troviamo già contro il primo boss fight. Cioè, abbiamo praticamente il primo boss già da subito, no? Un battesimo di sangue praticamente. Allora, salviamo. Così abbiamo già comunque un salvataggio, qualsiasi cosa dovesse succedere, perché comunque ricordiamoci che stiamo trattando una mod, quindi ovviamente il gioco potrebbe crashare. È normalissimo, perché con le mod potrebbe crashare. Infatti sarà fondamentale salvare tutte le volte che è possibile. Ottenuto una materia energetica. Tra l'altro, le materie sono state rinominate nello stesso modo in cui praticamente sono state rinominate quasi nel remake. Quindi, se chi ha giocato Final Fantasy VII Remake inizia a capire, o comunque inizia ad avere dei flashback delle materie, è proprio per quel motivo. Dopo l'esplosione di questo posto non rimarrà che un cumulo di macerie. Cloud, piazza la bomba. Non dovresti farlo tu. Io? E poi come ti controllo? Così sono sicuro che non farei niente di stupido. Come ti pare. Apri gli occhi. Questo è più di un semplice reattore. Prende, Cloud. Eh? Che diavolo ti prende, Cloud? Avanti, muoviti. Sì, scusa. Cloud. Oh. Maledizione, arriva. Eh sì, ragazzi. Prima boss fight. Tra l'altro, guardate, boss reskinnato in alta definizione. Dove si vedono anche le ammaccature, si vedono tutti. Si vede praticamente tutto il logoramento. Bellissima, veramente bellissima. Ovviamente, essendo una macchina, a cosa è debole? Al tuono, ovviamente. Questi sono piccoli dettagli che comunque. Sono particolari, sono molto particolari.
ricognizione, che sarebbe uno scan praticamente che ci viene fatto, o comunque un target lock quasi, se volessimo utilizzare dei termini dissidiani. Non è un boss particolarmente difficile, ovviamente, questo, perché il gioco comunque lo capisce. Ecco, ora seconda fase del boss. Quando alza la coda non bisogna attaccarlo. Vedete, Barrett, attento. Non attaccare mentre la coda è sollevata. O contrattaccherà con il laser. Il laser, in realtà, per molti speedrunner è un'ottima occasione per poter ricaricare subito la barra del limite. I limiti all'interno del gioco, come potete vedere, non saranno come su Final Fantasy VIII, che quindi verranno provocati da una diminuzione degli HP, ma saranno provocati da una barra che praticamente scatenerà lo status Furia nel nostro giocatore e quindi gli consentirà di effettuare un attacco limite, un limit break. I limit break saranno importanti all'interno del gioco perché potranno essere sviluppati e potranno essere migliorati man mano che noi ovviamente combattiamo. Quindi si ha un metodo di evoluzione dei nostri limit break. E vi spiegherò dopo, con calma, come si potranno aumentare i limit break. Ora, vediamo se l'ho sciotto. Perché ormai aveva pochi HP. E qui abbiamo concluso il primo boss. Quindi ci sta. Ci sta tantissimo. Fucile d'assalto, che è un'arma appunto di Barrett, che possiamo equipaggiare in secondo luogo. Bene, è ora di andarcene. 10 minuti all'esplosione. Via! Le clip vocali le avete notate? Bravi, mi fa piacere che le abbiate notato. Sono state inserite delle clip vocali che non sono prese dai doppiatori ufficiali. Però sono state doppiate interamente da gente che voleva appunto dare un contributo vocale al gioco di Final Fantasy, quindi direi che è un'idea anche piuttosto carina. Non c'è motivo di combattere qui, possiamo tranquillamente andare via. Avremo modo di combattere, di livellare e di fare tutte le robe del gioco in secondo luogo, quindi non forziamo la mano, non c'è bisogno di forzare la mano. Riusciremo a fare tante cose all'interno di questa run, per cui godiamocela. Però mi fa piacere che abbiate notato le clip vocali, perché cioè si sentono e non si sentono, quindi ovviamente chi ha giocato Final Fantasy lo nota che c'è qualcosa di diverso. Ed è bello notarlo, è bello sentirlo. Cavolo, si è incastrata la gamba. Grazie. Via! Purtroppo per le magie non posso fare nulla, per la traduzione comunque delle magie all'interno del gioco, perché la traduzione che è stata fatta in maniera ufficiale è solo sulla versione inglese. Quindi io dovrei giocarlo in inglese per avere le magie tradotte nella maniera normale. Purtroppo nella patch in italiano le magie vengono tradotte nella maniera classica di Final Fantasy VII. Quindi purtroppo quello non ci ho potuto fare niente. E da un lato mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto darvi la possibilità anche di leggere le magie in maniera diversa. Però purtroppo non è così. Cioè purtroppo non possiamo farlo. Beh, qui 10 minuti sì, se sono decisamente generosi. Anche perché puoi skippare le battaglie. Nel remake, per esempio, non le puoi skippare. Quindi, diciamo, è un piccolo vantaggio strategico. Ciao, Giorgio. Jesse che cade praticamente sempre.
Guardate che belli filmati in HD, fatti tutti bene, tutti puliti.